feeling con l'acqua, diciamo che nasce in maniera un po' simpatica. Mia mamma, come tutte le mamme penso, aveva la fissa che devo fare nuoto, ma io proprio mi annoiavo tantissimo e le ragazze del sincro si allenavano nella corsia accanto alla mia. Andai da mamma a dirle: mamma, guarda che per scaldarsi fanno il programma di nuoto. E quindi iniziò la mia storia nel sincro, che insomma mi ha portato qui oggi. Ho passato 2 settimane alla base di Luna Rossa come stage test per entrare nella team giovanile. Uno degli argomenti più forti e attualmente importanti in questi anni sono quelli riguardanti alla sostenibilità del mare. Come la vivo io, entra in ballo tutto il discorso della convivenza con il mare, poiché noi dobbiamo riconoscere che siamo solamente ospiti in questo ambiente. Sono in atto delle iniziative per ripulire il mare, ripulire l'ambiente, un aspetto da preservare e da curare con tutte le risorse possibili. Quanto windsurfista e da qualche anno anche specializzato nella disciplina del wingfoil, sto vivendo come sempre il mare in tutti i suoi aspetti. Negli ultimi anni purtroppo abbiamo sicuramente notato dei cambiamenti. I rifiuti sono una delle cose più visibili e tangibili che abbiamo modo di vedere in tutti i nostri allenamenti. Sicuramente di grande importanza cercare di fare il massimo sia sui social, sostenere questa nuova missione che ci dovrebbe appartenere un po' a tutti.